Buongiorno, sono Giacomo Dovetta, professionista di golf. Sempre lezioni sul putting green, ma questa è la seconda parte. Affronteremo quella che è un fattore importante, ovvero la traiettoria del movimento della testa del bastone. È molto importante che noi, quando muoviamo il putter, lo muoviamo il più possibile dritto attraverso l'impatto. Tutto è riconducibile principalmente per una sola cosa, che è la posizione delle mani sul grip sia esattamente sotto la verticale delle spalle. Se noi non abbiamo queste mani sotto la verticale delle spalle, commetteremo degli errori sulla traiettoria del putter. Vi faccio vedere cosa più o meno accade spesso con i miei allievi. Se noi posizioniamo le mani davanti alla verticale delle spalle, siamo portati a muovere interno, dritto e di nuovo interno la traiettoria della testa del putter. Invece, altra posizione errata è quando le mani sono dietro la verticale delle spalle e il putter sarà portato a essere mosso esterno nel backswing, ritorna dritto e poi di nuovo esterno in avanti. Quella corretta invece è posizionare esattamente sotto la verticale delle spalle le mani, come cercherò di fare in tutti i miei putter, e otterrò quindi una traiettoria del putter dritta, di modo da non poter tagliare la palla. Infatti una palla è andata in buca, e due palle sono andate in buca. Grazie per l'attenzione, arrivederci.